metti un attimo su Google News, è la solita storia, eh? Iniziamo a chiacchierare, poi ha fatto uscire, vai. Eh? È la solita storia quella lì, eh? Cioè la manifestazione era convocata in teoria per difendere la separazione dei poteri e l'indipendenza della giustizia attraverso un caso specifico di un certo magistrato oggetto di un provvedimento da parte del CSM e così via. La rappresentazione che i grandi media, i media di massa fanno alle persone che non sanno nulla e che ricevono le notizie solo dal televisore è che in piazza Farnese a Roma si sono riunite alcune migliaia di persone per attaccare Napolitano e tutto il centro politico riunito attorno al capo dello Stato contro questi sovversivi, insolenti, offensori, no? Dell'ordine costituzionale, quando probabilmente è vero il contrario, no? C'è una minoranza di pazzi che è in strada a difendere la Costituzione da un centro di potere trasversale sostenuto dall'indifferenza della maggioranza degli italiani che invece la sovverte. Innanzitutto nel caposaldo costituzionale che è la separazione dei poteri, va sulle agenzie di stampa e viene commentata da tutti, dal Presidente della Camera, del Senato, dai capigruppi, perfino da Gasparri, dalla cosiddetta opposizione morigerata, moderata, da Leviana, da Franceschini, addirittura c'è un comunicato di Ambiente del Quirinale, cioè del segretario di Napolitano, non è firmato dal Capo dello Stato perché non si usa, però Napolitano l'ha letto, se no non sarebbe stato emesso, in cui si dice che vengono respinte le offese, si parla di offese al Capo dello Stato, il quale ha rispettato la Costituzione come sempre, con il riserbo dovuto alle istituzioni, eccetera, eccetera. Poi è dura quando in pochi minuti ti rovesciano addosso questa manipolazione cercare di smontarla, perché non hai lo stesso potere, è il potere infinitesimale di comunicazione. Ecco, è un gioco tremendo, in cui si vede che il confronto tra opposte ragioni è completamente impossibile. Quando fra verità e menzogna c'è uno squilibrio così forte di strumenti, chiaramente poi quando uno dice sì, gli italiani non sono abituati o non sono pronti a sentirsi dire certe verità, probabilmente sono storditi da questo strapotere di media infami. E in parte anche differenti, perché io lo vedevo stamattina con delle ragazze di 17 anni, cioè 17 anni, e mi sono divertito perché poi non volevo fare particolari discorsi che ovviamente non sarebbero state recepite, mi sono divertito a fare alcune domande loro. E a un certo punto ci si scontrava contro il tema forte della corruzione, della mafia, del malaffare, delle classi dirigenti. Ed erano tutte le classi, ho incontrato tre classi. Tutti mi esprimevano questo sentimento quasi di impotenza e di rassegnazione. A 17 anni, che quest'Italia non può essere cambiata e chi ha un potere lo usa contro gli altri. E che l'informazione comunque non informa ma serve dei padroni e che il cittadino da solo non può fare niente e che mancano i punti di riferimento anche dell'opposizione perché loro non facevano distinzioni. Lo so, però se l'ha capito uno di 50 anni e si è rassegnato posso ritenerlo naturale. Se l'ha capito uno di 17 anni e si è rassegnato, capisci che è una tragedia? Questo è un po' il nucleo fondamentale della nostra palude italiana. Proprio un nucleo di assuefazione e di indifferenza. Possiamo iniziare? Questa è stata la premessa, ok? La prossima volta, se non fate le prove un giorno prima, vengo, no? E vi tiro le orecchie tutti quanti. Comunque, siete grandi, siete un grande lavoro, nonostante non facciate le prove, siete la prova. Ok, grazie. Ci scusiamo innanzitutto con tutti quanti per il ritardo, però come ha detto Piero, purtroppo le cose all'ultimo momento vengono sempre male.
Allora, io sono Marco, parlo in qualità di rappresentante della Maglievita, vorrei spendere due parole per chiarire un po' a tutti che tipo di attività portiamo avanti. Allora, Maglievita è un progetto che nasce da vari ragazzi di Martano, Carpignano, vari paesi del Salento, ed è attiva sul territorio martanese da circa un anno e mezzo. In quest'anno e mezzo le attività portate avanti sono state un progetto di educazione allo sviluppo che ha coinvolto più di 2000 ragazzi delle scuole medie e superiori di vari paesi della Grecia salentina. Tra i giornalisti che l'anno scorso sono stati invitati cito Bruno Tinti, un personaggio che ci ha dato veramente tanto, Natalia Dornetto, uno scrittore siciliano. In più vorrei precisare una cosa per tutti quelli che non ci conoscono e per chi fraintende un attimo e pensa che Maglievita sia solo un'associazione musicale. Questo non è vero, perché Maglievita ha deciso di impegnarsi anche in altro. Possiamo iniziare. Grazie davvero. Ma io vorrei ringraziare in particolare, adesso al di là delle tirate d'orecchio, questi ragazzi che veramente sono forti. E se è difficile vivere un impegno civile a Milano o a Roma, una grande città, credo che sia particolarmente difficile e quindi particolarmente necessario viverlo qui. E parlando ieri e anche oggi con questi ragazzi, veramente c'è da rimanere ammirati. E trovo un'ulteriore conferma in questi gruppi che ogni tanto c'è la fortuna di conoscere, di questa convinzione, di questa intuizione che non mi ha mai abbandonato anche nei momenti più desolanti, cioè che nelle pieghe della società, anche nei momenti più brutti, si annidano e resistono delle energie morali che sono pronte a venire fuori. E tutto sta poi a questa mole interiore, no? Che uno ha probabilmente innata dalla nascita e che può morire poi nell'ambiente circostante, di fare qualcosa di buono per gli altri, per sé, nonostante tutto, nonostante il trionfo del cattivo esempio. Ecco, ci vuole una forte convinzione morale e abbinata ad una certa proprio lucidità intellettuale. Quindi evviva questi ragazzi, spero che facciano un bellissimo percorso di crescita in comune. Secondo me le basi ce le hanno tutte e il mio augurio è sincero e autentico. Anche tu, Franco, pensi così? No, io condivido assolutamente l'opinione favorevolissima che mi sono fatto e per quanto mi riguarda vi ringrazio in particolar modo per averci permesso di partecipare all'attività con le scuole, perché fondamentalmente in queste presentazioni spesso e volentieri ci siamo confrontati con persone che comunque avevano la possibilità di accedere a determinati strumenti di informazione, che comunque un pochino l'idea che la società civile organizzata debba esistere e sia fondamentale per una democrazia ce l'avevano. Quando ti confronti invece con ragazzi di 16-17 anni devi scendere molto coi piedi per terra, no? E tornare coi piedi per terra di fronte alla purezza, allo stesso tempo la vulnerabilità dei ragazzi di quell'età nei confronti dei quali sono indirizzati la maggior parte dei messaggi, della comunicazione, del marketing, della ricerca del consenso a tutti i costi. Quindi bisogna trovare un rendi conto che devi assolutamente lasciar perdere tutti quelli che sono i tuoi costrutti, insomma, devi riuscire a trovare la chiave per comunicare con il loro linguaggio, che è un linguaggio assolutamente figlio di questo tempo, figlio soprattutto della televisione, oggi di internet, che può essere un ottimo strumento, ma in certi casi nasconde false amicizie, insomma. Niente, ti vedo sotto mano, vogliamo cominciare che dà un po' l'idea. Volevo invitare a pensare, io lo introduco con voi, poi allora, così parliamo stasera, staremo insieme quanto vorrete, più o meno lo schema che noi portiamo avanti è questo, vediamo alcuni video, poi li commentiamo, cerchiamo di estrarre dei concetti e dei principi che vanno anche oltre
quei singoli momenti, quei singoli personaggi, e poi si può conversare assieme tranquillamente, perché non solo non abbiamo nulla da insegnare a nessuno, ma amiamo molto ascoltare e conoscere le persone. C'è una lettera che ho letto e segnalato anche a Franza e ai ragazzi un paio di giorni fa su un quotidiano. È una ragazza di 19 anni, almeno così descrive, firma con nome e cognome, e dice qualcosa di sé. È uno sfogo di una persona pensante, di una persona libera, giovane, che non ha più punti di riferimento. E mi ha particolarmente colpito, io che ne ho alcuni più di lei di anni, mi sento di sottoscriverla in pieno. Se Franza la vuoi leggere, l'abbiamo leggermente alleggerita. Prego. Dunque, ho 19 anni. Come posso non sentirmi a disagio in un paese dove non c'è più nulla che possa esservi sacrato, dove la degenerazione della par condicio e dell'onnipresente contraddittorio eleva a rispettabile qualsiasi stronzata solo perché facente parte dell'ipocrita categoria di opinione, dove la lunga mano della politica mi fa sentire impotente da impazzire, dove non posso neanche vantare una coalizione con la mia generazione perché solo in pochi ci siamo salvati dalla lobotomizzazione di massa? Non ho neanche la minuscola soddisfazione di sentir riconosciuto il mio dissenso. Sono costretta a bermi ogni giorno sui giornali e in TV le schifezze di chi ha il completo controllo delle regole del gioco e si fa vanto di cose per cui io non uscirei più di casa. Tutto ci hanno preso, e mentre quotidianamente ci prendono per imbecilli, noi abbiamo addirittura l'accortezza di chiamare fazioso chi ce lo fa notare, perché poco rispettoso dei nostri carcerieri. Magari fossimo tutti faziosi. E quando faccio questi discorsi mi sento dare dell'estremista dalla gente, convinta che il nostro ruolo sia quello di stare a guardare la trama che ci propongono e di difendere come fan sfegatati il nostro protagonista preferito in qualche blog. Ma vogliamo incominciare a riprendere possesso delle nostre coscienze individuali, sociali, civili e politiche? Beh, insomma, qualcuno dice che i giornali sono morti, no, non facciamo nomi, eccetera, però insomma noi ogni tanto ci prendiamo anche il lusso di comprare, che ne so, anche Libero, il giornale, insomma, tutto sommato io penso che una persona libera intellettualmente non debba avere paura di leggere niente, anzi, più si legge tutto sommato. In questo caso cos'era il manifesto? E c'era questa lettera. Io ti ridò la parola e poi quando vuoi partiamo. Poi comincio ad avvicinare questo video, ma veramente c'è quasi tutto in queste poche righe, ogni parola secondo me ha un senso preciso. Per esempio questa la categoria ipocrita dell'opinione, dice questa ragazza. Ormai siamo abituati ad una par condicio del tutto falsa, ipocrita, per cui un'opinione vale un'altra. E chi racconta un fatto vero deve essere messo a confronto con chi porta un'opinione che smonta con la bugia del fatto vero. Capite? La par condicio, no? Tra verità e menzogna. Spesso la menzogna soverchia perché è più semplice, più suggestiva e ha strumenti più potenti, soverchia la verità. E chi, come dice questa ragazza, cerca così, anzi, per passione, per natura, per sdegno, è un po' irrispettoso verso i carcerieri, viene considerato fazioso. E allora qui c'è da subito mettere a fuoco un concetto preliminare di ecologia della mente. Per chi ha ancora degli strumenti intellettuali e una generosità d'animo che lo portino a cercare la verità, anche quando sembra molto difficile farlo e forse inutile farlo. Ci sono dei principi e dei valori preliminari alla differenza fra partiti, fra ideologie, posto che le ideologie ci siano oggi, ne dubito profondamente. Quei valori, quei principi attengono al meccanismo della democrazia, alla qualità della democrazia. Ce ne siamo dimenticati, sono il patrimonio della minoranza, cerchiamo almeno di difenderli e di tenerli in vita noi. Se, e vengo al nostro specifico caso, al nostro modo,
vivere, di declinare l'impegno sul vivere, se siamo irrispettosi verso i carcerieri, non è perché difendiamo un partito contro l'altro, ma perché difendiamo le ragioni profonde della nostra vita in comune e del buon funzionamento di una democrazia. L'informazione, la sua correttezza, la sua professionalità, la sua indipendenza, la legalità, senza rispetto delle leggi scritte, da parte innanzitutto dei centri di potere, delle classi dirigenti. Di che democrazia stiamo parlando? Prima ancora delle leggi scritte, l'etica pubblica, la cosiddetta questione morale. Non c'è bisogno di scrivere tutte le leggi. Ci dovrebbero essere delle leggi che appartengono al sentimento di giustizia di una collettività. È saltato questo, sono saltati i limiti della decenza. È morto il meccanismo della sanzione reputazionale, anzi, si è imposto al suo posto il meccanismo del cattivo esempio, per il quale più macchiato è il tuo curriculum, più agevole è la tua carriera. Quindi sono saltati i cosiddetti anticorpi, come li chiama Giovanni Sartori, gli anticorpi di una democrazia. Quell'insieme di valori, di principi, di limiti, innanzitutto morali, che nelle democrazie che funzionano impediscono la concentrazione dei poteri e il trionfo dell'abuso di potere. Ecco perché siamo irrispettosi, a volte appariamo contrariamente a quello che siamo davvero come persone, un po' esagerati, un po' maleducati, un po' sopra le righe. Tutte queste critiche di carattere estetico, caratteriale ci vengono rivolte. Ma io penso che non sia soltanto un diritto, messi come siamo, alzare la testa e la voce e ingaggiare quasi dei duelli fisici, chiaramente non violenti, ma di contrasto appassionato con questi esponenti dell'oligarchia italiana. Non è l'unico modo per vivere un impegno civile, chi lo dice? È la nostra testimonianza che viviamo accanto ad altre forme, dal convegno all'intervista garbata a tavolino con persone per bene, serie, alla scrittura, al blog, ai libri, eccetera. Però era il modo per tentare di fare arrivare attraverso YouTube, internet e blog una testimonianza di persone che non si muovono per ragioni di potere o di interesse, che ci mettono loro la faccia e il nome e che ti ringrazio e che si richiamano e cercano di dare a se stessi, non tanto agli altri, il buon esempio di responsabilità personale. Ecco il concetto che mi piace portare, al di là della cronaca di giornata, al di là delle baruffe fra mestieranti della politica. Il concetto della responsabilità individuale. È vero che, come dicevano questi adolescenti questa mattina, ieri, sembra tutto impossibile, sembra tutto già fatto. Può essere che abbia ragione la loro rassegnazione, però c'è sempre un libero arbitrio delle persone. E questo libero arbitrio, che poi è la responsabilità di ciascuno di noi, dovrebbe impedirci di sentirci vittime. Quindi qualcosa di profondo, profondamente inquinante l'ha fatta Berlusconi a quest'Italia, e fra la partitocrazia che lottizzava e il berlusconismo c'è stato un salto di qualità nella gravità. La democrazia reale che abbiamo conosciuto in questo paese era la RAI lottizzata fra tanti partiti, che era pur sempre meglio della RAI ormai monopolizzata da un unico centrale di potere. Per dire che, insomma, noi abbiamo avuto un aggravamento delle condizioni di questo malato che è l'Italia, per opera dell'avvento al potere anche politico di Silvio Berlusconi e della sua banda. Innanzitutto sul piano morale, l'ultimo colpo all'etica pubblica, alla qualità dell'informazione, alla cultura di questo paese, alla decenza civile di questo paese, alla tenuta della Costituzione di questo paese, l'ha data quel gruppo di potere lì. Ma perché ha potuto farlo? Perché è stato di fatto incontrastato. Anche quando era l'opposizione
sul piano culturale, sul piano dell'informazione, sul piano del ricatto economico, sul piano del prepotere mediatico ed economico che si univa al potere politico. Ha dettato lui l'agenda, dei temi, delle parole, ha potuto usare il metodo della diffamazione verso gli avversari, verso i servitori dello Stato, verso i giornalisti indipendenti, verso le persone per bene di questo paese. L'effetto inquinante, l'imbarbarimento del berlusconismo deve essere raccontato un giorno sui libri di storia, senza dimenticare nessun fatto, ma non dagli Instabook dei cronisti. Ci deve essere un'analisi scientifica proprio dei misfatti che ci ha recato con il concorso esterno della maggioranza degli elettori, dei nostri connazionali, dei carissimi nostri connazionali che continuano a fidarsi di quella roba lì. Con un'opposizione politica forte e vera però, e alternativa davvero, probabilmente gli effetti di questa malattia sarebbero stati frenati e magari il malato si poteva ancora salvare. Ecco perché ormai da un po' di tempo con Franz e con altri amici ci scagliamo con maggiore veemenza contro questi piccoli oligarchi post-comunisti che non hanno più niente da dire e da dare, ma solo da prendere a questo paese. Sono dei vampiri che succhiano il sangue di questi militonti, sempre più anziani, sempre più fedeli, sempre più devoti, sempre più prudenti. Non gliene frega niente a loro degli scandali, vogliono ancora credere in qualcosa. Sto partito che cambia nome ogni 6 mesi e non si sa più cos'è, ha cambiato pure il nome della festa, non più festa d'unità, festa democratica, ha cambiato la veste grafica del giornale fondato da Gramsci fino a farlo diventare uguale ai giornaletti gratuiti della Free Press. Ha cambiato tutto. I militanti continuano ad applaudire. Perché? Perché hanno paura di Berlusconi. Capite che sono complementari? Anche sul piano della rappresentazione pubblica. Sarebbero già morti politicamente, li ha tenuti in vita Berlusconi con la paura di Berlusconi presso i loro elettori. Sto parlando di oligarchi di centro-sinistra. Berlusconi sarebbe già forse in galera e comunque fuori dalla scena pubblica senza i suoi oppositori, che sono stati i suoi migliori alleati. Se uno non comprende questa dinamica, secondo me non ha un'analisi corretta della realtà. Certo fa soffrire per chi ha creduto nel PC, nel PDS, nei DS, nei progressisti, nel PD, nella speranza che si potesse ritrovare una coalizione politica davvero alternativa alla banda Bassotti. Invece non è così, siamo tutti senza punti di riferimento. È un dramma, molti si smarriscono, molti non lo vogliono accettare. Quelli che difendono oltranza da Lema, Rutelli, Fassino, questa gente, non lo vogliono accettare. Ma lì la politica non c'entra più niente, c'entra il fideismo, c'entra la devozione, è un fatto quasi religioso, di devozione religiosa ad un leader che vi rassicura comunque. Capite che sembra assurdo, ma forse non lo è totalmente, raggiungere la convinzione che il vero blocco di conservazione di questo nostro disgraziato paese è composto da alcune centinaia di migliaia di italiani che noi chiamiamo con una punta, perdonatecelo di disprezzo, i militonti dall'eterno applauso, i sovamellari delle feste ex dell'unità. Quelli che applaudono sempre non si mettono mai in discussione. Dovrebbero cacciarli i loro leader. Intanto perché sono sconfitti. E poi perché li hanno traditi con 1000 compromessi. Innanzitutto con la subalternità culturale a Berlusconi. E quindi il tappo al possibile cambiamento, improbabile ma ancora possibile di questa Italia, sono i militanti post-comunisti che applaudono degli oligarchetti da nulla, che hanno un unico punto di forza: aver congelato il cambiamento, i meccanismi del cambiamento nella politica e nei partiti. Questa è la mia analisi e credo di non andare lontano davvero. Quindi queste azioni che sembrano un po' urlate, come dire, sono l'espressione concitata di un'analisi lucida, discutibile, ma è la nostra analisi. Se non se ne vanno questi, se non vengono cacciati questi, la nostra speranza di un cambiamento che magari la terrà fra 30 anni, ma che bisogna cominciare oggi, non può mai risorgere. Loro
occupano ormai lo spazio politico contro la possibilità del cambiamento, per finalità private, di galleggiare nel potere, da azionisti di minoranza di questo unico partito che è rimasto, il partito oligarchico e trasversale degli affari e dell'impunità, di cui il massimo rappresentante, il duce, l'espressione più felice, Silvio Berlusconi. Volete non che io mi arrabbi per questo e contro questa gente? E quindi non rischi di sfidare anche gli insulti, le minacce, le spinte di questi adoratori eternamente applaudenti? In Abruzzo i riposti sono diventati parecchi. Sì, ma devono scomparire, non devono più votarli, questo è il punto. Perché uno come D'Alema, che come ricordava Franzo, fece la bicamerale e ancora se ne vanta, anziché contrastare, additare al pubblico ludibrio e disprezzo, eversori dell'illegalità, li ha invitati al tavolo del cambiamento delle regole. È andato a Mediaset 10 anni fa, più di 10 anni fa, in una campagna elettorale, a dire che Mediaset è il patrimonio del paese, con quella storia di crescita del far west, dell'illegalità e di condizionamento trentennale dell'opinione pubblica e delle audience vendute agli inserzionisti pubblicitari e poi trasformate nella platea di questo partito padronale della libertà. D'Alema non ha capito, anzi ha preso come consulente della comunicazione Maurizio Costanzo, da cui c'è un video su YouTube, lui andava a bere il caffè la mattina per imparare, lo dice lui, non si accorge, è una aperta assurdità, a imparare da Costanzo come si comunica con l'italiano medio, con l'impiegato che al mattino prende l'autobus per andare a lavorare, dice D'Alema. Aveva bisogno del tricheco dei varioli, del piduista Costanzo, impiegato del partito azienda, per imparare, lui che viene dal PC a dialogare con l'impiegato che al mattino prende l'autobus per andare a lavorare. Guardate la situazione. Anche qui una rivelazione di sé, della sua nullità di leader politico, di uomo di sinistra o presunta tale. Peggio ancora Fassino che va dalla De Filippi. E tu non si capisce più niente, tranne questo, che abbiamo il dovere di cacciarli, non so in che modo, noi abbiamo questo, sviluppando, diffondendo questa idea, innanzitutto parlando con quelli che ancora le vanno ad applaudire. Franco, vediamo un altro video e poi mettiamo una chiacchierata aperta, va bene? Vediamo un terzo video e poi...